Ben ritrovati amici di tuttobari.com. Prima vittoria in trasferta da parte di biancorossi. Qual è l'umore dei tifosi? Sarà riscoppiato l'entusiasmo? Verifichiamolo insieme per le vie della città. Andiamo. Ah, ho visto comunque con l'avvento di Mignani in panchina, il Bari sta esprimendo un ottimo calcio. Si possono fare grandi cose quest'anno. Il Bari può sicuramente riprendere, il problema è trovare da capo la fiducia fra la tifoseria e la proprietà e soprattutto capire se la proprietà in questo momento vuole vendere o non vuole vendere, perché penso che sia un desiderio di tutti i baresi che si sono certamente affezionati alla proprietà campana, ma sia quello di riavere una proprietà barese o pugliese. Oltre questa cosa, la cosa che ci sta dando vitalità è il fatto di vedere un Bari che sta ritornando in forma. Quindi è soddisfatto, diciamo? Assolutamente sì. Perché abbiamo una squadra più omogenea, compattata in confronto agli altri anni, almeno a centrocampo abbiamo persone valide e abbiamo anche alternative grazie al direttore sportivo che ha avuto sicuramente dal presidente di fare una squadra meglio dell'anno scorso. Cosa le è piaciuto nell'ultima gara, diciamo? La compattezza, che i calciatori che sono entrati con il piglio giusto. Simeri, che è un calciatore davvero Bari. La vittoria mi è piaciuta, una bella squadra. Cosa la sta convincendo di questo Bari? Che ha rivoluzionato tutto, ha tolto tutto. Bel giocatore ha preso. Beh, un milione muove che Terranò, che è un gran gioco, sta facendo bella partita Terranò. Punto su Terranò come miglior giocatore. Non devono mollare, mi è piaciuto il cambiamento e devono continuare così e dare fiducia alla società. I tifosi del Bar devono stare più vicini al Bar, devono caricare i calciatori. A me sembra una squadra che può aspirare, ma il primo tempo era da proprio... da annullare. Chi la sta impressionando maggiormente? Ma il nuovo che è entrato, quello che ha segnato il gol proprio. Simeri. Simeri, esatto. Ma queste vittorie fanno bene, è chiaro, fanno benissimo, però dobbiamo ancora aspettare per capire bene il Bari dove arriverà, punto, sperando che quest'anno va in Serie B. Il Bari dice bene, Enzo, è inutile che facciamo il catastrofismo, disse una volta, giorni fa. Cioè, dobbiamo sempre voler bene il Bari, punto, questo è il discorso. L'ultima partita mi ha fatto una bellissima impressione. Speriamo che si riprenda alla grande, questo nuovo allenatore ci dia degli stimoli per ritornare allo stadio. Fantastici, sono stati bravissimi. All'inizio hanno dormito, però poi si sono veramente dati da fare. Quest'anno mi piace. Speriamo che veramente possano andare avanti così sempre di più. Sempre dipende dall'allenatore. Che impressione le ha fatto questo allenatore, Mignani? Migliore dell'altro.